Siamo lodati Gesù e Maria. Con grande gioia, fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima in cielo, corpo ed anima. Sappiamo benissimo che lei è la patrona anche della nostra parrocchia, che al titolo dell'Assunta è appunto dedicata. E l'Assunzione è stata definita dogmaticamente il 1 novembre del 1950 da Sua Santità Papa Pio XII, con la bolla Munificentissimus Deus, ed è questa una delle più importanti feste mariane, che cade nel mezzo dell'estate, come ben ci rendiamo conto, riempiendola di un nuovo spirituale, mistico sole, ecco, splendente assai più dell'incandescente sole di agosto, di cui stiamo avendo ampia esperienza. È la contemplazione, questa festa, della primizia più perfetta e più bella della mirabile opera della creazione e redenzione. L'unica creatura, come già ampiamente abbiamo detto ieri sera, in cui Dio ha potuto vedere perfettamente compiuto e realizzato il suo progetto di amore sull'umanità. Ecco lei in cui risplende di tutta la bellezza riflessa possibile e immaginabile l'eterna e infinita bellezza di Dio. La Madonna è la fotocopia di Dio, cioè quello che Dio è nel suo essere eterno, increato e trascendente. La Madonna chiaramente ne è la fotocopia a un livello infinitamente più basso, ma è proprio tutta somigliantissima a Dio. Chi entra in contatto con la Madonna veramente entra in contatto con Lui, di cui ella è ricolma. L'immagine straordinariamente suggestiva che abbiamo ascoltato nella prima lettura, la donna vestita di sole, che significa? È un altro modo per dire la piena di grazia, la completamente rivestita di Cristo. San Paolo diceva: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Chi vede la Madonna vede semplicemente il Figlio vivente in lei, non solo per i 9 mesi che è stato nel suo grembo, ma per tutta la pienezza di grazia di cui è stata ricolma. Sapete che un grande santo, San Luigi Maria Monforte, uno dei grandi, più grandi santi mariani, proprio per queste cose chiamava la Madonna la Divina Maria, evidentemente non certo per negare il fatto che Maria fosse una creatura semplice, è una di noi, non è una dea, d'accordo? Ma per esprimere la verità che ella è talmente ripiena di ogni dono e grazia che in lei è giunta la massima espansione possibile, la capacità di riceverne da parte dell'Altissimo. Cioè, dicono i santi, se Dio volesse fare una creatura più santa della Madonna e volesse dare a qualcuno più grazia di quanto ha dato la Madonna, non sarebbe possibile, perché è il top, è il massimo, capite? Quando uno arriva al massimo, il massimo è il massimo. Siccome la Madonna e noi siamo esseri finiti, creati, c'è un massimo possibile e immaginabile. Eccolo qui, ce l'abbiamo davanti agli occhi, attraverso la statua di lei che contempliamo. Quindi l'unione tra la creatura e la divinità, quella unione a cui anche noi nel nostro piccolo siamo chiamati, tra la natura e la grazia, tra il finito e l'infinito, ha raggiunto in lei il non plus ultra, il top. Quindi è divina perché piena da Dio al punto da non poterne contenere di più. Ecco, nel Vangelo abbiamo sentito la Madonna dire: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Lei è molto umile. E Santa Elisabetta la saluta come la benedetta fra tutte le donne. Noi glielo diciamo in ogni Ave Maria: tu sei benedetta fra le donne, no? Queste bellissime parole hanno come fondamento primo e principale, lo sappiamo, il dono straordinario ed unico dell'Immacolata Concezione. La festeggeremo l'8 dicembre, avvenuto in Maria appunto come forma unica e privilegiata di salvezza. La Madonna è stata preservata dal peccato, noi siamo salvati. Lei è stata preservata, cioè salvata prima. Noi veniamo rialzati dopo essere caduti. Alla Madonna, Dio l'ha presa per mano e non l'ha fatta cadere. Questa è la differenza che c'è tra noi e loro. Certamente è una cosa molto più grande e più eccellente, no? Il Signore, di cui ella da tutta l'eternità era predestinata ad essere madre, ha dunque voluto in lei prepararsi una degna casa. E come la volle associare alla sua immensa opera di redenzione, a cui ella ha cooperato, la volle anche rendere partecipe fin da subito, al termine della sua vita terrena, della perfetta glorificazione anche corporale. Nella seconda lettura San Paolo ci ha ricordato che la risurrezione della carne, oggi tutti quanti noi siamo invitati a rifletterci, spero che tutti ci crediate, al termine del credo noi diciamo: aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà, e poi diciamo amen.
Sapete Amen che significa? Lo sapete? Che significa Amen? Qualcuno dice così sia. Ni. È esatto al 70%, perché Amen viene dall'ebraico aman, che significa essere fermo e solido e irremovibile, per cui Amen significa così è, non sia, sia, speriamo, potrebbe pure non essere, però speriamo che sarà. No, 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 cioè non c'è stato proprio nessun dubbio, ecco perché tutte le preghiere le concludiamo con Amen, 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 perché la nostra fede, vedete che belle che sono queste belle pietre di questa splendida chiesa, è più granitica delle pietre di questa chiesa, la nostra fede divina e cattolica. Oggi siamo invitati a pensarci, perché ciò che la Madonna è stata da subito è un privilegio, tutti noi saremo alla fine dei tempi, perché questo corpo non è che il nostro Signore si è sbagliato a crearlo, eh? Quindi morto, pazienza, facciamo a meno, no? Paghiamo il prezzo del peccato, ma lo riprenderemo con la risurrezione della carne. Guardate che Pio XII diceva: chi non crede nell'assunta è fuori della comunione della Chiesa, ma chi non crede nella risurrezione dei morti è lo stesso fuori della comunione della Chiesa. Quando noi diciamo il credo, per questo che la Chiesa ogni domenica ce lo fa dire, attenzione, perché tutte le cose che noi diciamo sono punti e articoli di fede, capite, divina e cattolica si chiama, basta che non ci credi soltanto a uno di quelli che stai subito fuori. Peccato mortale, direbbe Papa Francesco, contro il primo comandamento: non credere fermamente a una singola verità di fede da Dio rivelata. Quindi oggi dobbiamo rallegrarci. E quindi quello che lei già vive lo vivranno tutti quanti i discepoli di Gesù, tutti i fedeli e devoti della Madonna che seguono il Signore come lei sulle orme della povertà, della santità e della perfetta osservanza della volontà del Padre. Ora, ultimo punto e poi concludiamo. La Madonna ha vissuto quello che ha vissuto perché non ha sperimentato in sé le conseguenze di quello che San Paolo chiama il pungiglione della morte, che è il peccato. Noi moriremo perché? Perché siamo nati col peccato originale e perché nella vita facciamo come diceva Gesù, no? Chi di voi è senza peccato, lui diceva, scagli la prima pietra. Io non ci abbiamo pietre da scagliare, ma se qualcuno di voi è senza peccato, alzi la mano. Capite? Quando qualcuno pensa di essere senza peccato, dice una stupidaggine, perché senza peccato c'è soltanto la Madonna oltre che Gesù Cristo. Quindi noi sicuramente l'abbiamo fatti, se non ce ne rendiamo conto è perché non li conosciamo, non perché non ce li abbiamo. E infatti tutti quanti moriremo, perché quello che ci insegna la rivelazione è che il peccato è un veleno. Se te morde una vipera, un aspide, tu muori. Attenzione qui, perché in montagna a Sermoneta mi dicono ci stanno un sacco di vipere qua in giro, attenzione a non farvi mozzicare, non mi fate celebrare funerali perché qualcuno è stato mozzicato da una vipera, mi raccomando. Ma il peccato fa come il veleno della vipera, eh? Se ti morde, sei morto, per questo che moriremo. Ora, la Madonna non ha mai sentito tale puntura, che cos'è il veleno del peccato, non lo sa, c'ha questa santa ignoranza. E quindi nella sua anima e nel suo corpo santissimo il veleno mortale del peccato non è mai entrato, per cui non solo non doveva, ma neanche poteva morire, e quindi fu assunta in cielo in corpo ed anima. Chiudiamo da questa festa, fratelli e sorelle carissimi, torniamo a casa con il cuore pieno di gioia, ecco, per le meraviglie che contempliamo in questa santissima, bellissima e dolcissima creatura, ma anche colmo un po' di una sana, come dire, non dico mestizia, ma spirito di riflessione, perché guardate che quello che noi oggi contempliamo in Maria, se le cose fossero andate come Dio voleva, perché Dio questo voleva, siamo stati noi che abbiamo combinato i guai, guardate che sarebbero state per tutti, tutti quanti saremmo stati assunti in cielo, nessuno escluso. La festa dell'assunzione sarebbe stata la festa di tutti, non soltanto riservata alla Madonna, ma anche a noi, tutti i membri della razza umana. La morte è entrata nel mondo a causa del peccato che abbiamo commesso noi. Dio non è contento di questo. Dio non l'ha voluto e questa è una cosa che ha dato dolore immenso al Signore, e per togliere al nostro Signore Gesù Cristo, come sappiamo, tutti i dolori che il peccato produce se li ha presi su di sé. Capite? Ecco, però, speranza. La festa, noi abbiamo provato a guastarla la festa, a noi e al nostro Signore, ma il nostro Signore l'ha ripristinata. Quindi non è stato cancellato, è stata solo rimandata. Per cui purtroppo, prima di rallegrarci in paradiso con la risurrezione, ahimè, dobbiamo passare per il giorno del nostro funerale. Questo ci si può fare niente, d'accordo? Però
Attenzione che il giorno del nostro funerale, quindi anche il modo con cui noi viviamo l'esperienza della morte corporale, è illuminato dalla speranza. Noi non siamo disperati dinanzi alla morte, la affrontiamo serenamente, ma crediamo fermamente che la morte è un passaggio, la nostra anima vive e il nostro corpo tornerà a vivere nella risurrezione. Quindi la festa è riservata, certamente è riservata a coloro che accolgono la salvezza che Gesù ha compiuto e ovviamente vivono secondo la legge di Dio del Vangelo, conformandosi a Cristo crocifisso e alla sua prima discepola, che è Maria Santissima in questo mondo, per condividerne la piena e perfetta glorificazione in cielo. Una santa festa e dell'assunta a tutti, con la benedizione di Dio e con la gioia nel cuore. Siamo lodati Gesù e Maria.